Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Oggi voglio parlare con voi di Danny Carey dei Tool e in questo caso proprio analizzare il brano Pneuma. Vi spiego un pochettino, io non sono mai stato un super fan dei Tool. Mi piace 10,000 Days, mi piace qualche brano qua e là, mi piacciono. Insomma, adesso non sono un super mega iper fan, però Danny Carey è un figo. E ho avuto modo di conoscerlo meglio perché durante il tour di Billy Bayou con una band chiamata All Hail the Yeti, il drum tech, il mitico Junior, scusatemi, il batterista degli All Hail the Yeti è il drum tech dei Tool. E ho avuto modo di parlare con Junior tanto su Danny Carey, mi ha raccontato un sacco di cose fighe di cui parleremo insieme. Quindi, una volta che ho avuto questo, diciamo, contatto diretto con i Tool, mi sono sempre più appassionato per Danny Carey e poco tempo dopo è uscito questo video che io ritengo uno dei migliori drum cam di batteria che io abbia mai sentito nella mia vita, e vediamo il perché. E ripeto, chi vi parla non è un super fan dei Tool, però quando uno è bravo, è bravo. Prima cosa da notare è Danny Carey ha controllo su un sacco su tutta la parte elettronica dei Tool. Come si può vedere dietro, non ha in-ear monitor, suona con le casse spie proprio old school a manetta con dei volumi allucinanti. Da poco è stato arrestato, ma questo non c'entra col drum cam video, quindi non è un fighetto. Se non vi hanno mai arrestato, siete dei fighetti. I mitici pad elettronici. Ecco, guardate la calma con cui proprio. La calma di chi proprio. Ah. La calma di chi sa bene che cazzo sta facendo. A me, adesso rimettiamo questa rullatina qua, è sempre piaciuto il fatto che lui è molto minimalista rispetto ad altri dell'ambiente, diciamo, prog, anche se i Tool, diciamo, prog per dargli più o meno un genere, è molto minimale rispetto ad altri, pur sapendo bene che cosa fare e quando mettere molte note. Però sempre questi groove che rispetto ad altri sono molto più, sembrano molto più semplici all'ascolto, a un primo ascolto. Poi, come sapete, non è così. Anche questo stacco qua. Un ambiente prog. Ha qualche splash, qualche rullo mani e piedi. Lui ha questo modo di suonare che veramente, sì, è unico. Pur essendo tipo grosso, spacco tutto, ha questo modo molto razionale. Lo definirei un batterista paziente, perché sa, non ha fretta di mettere le cose. Possiamo
insomma, ad analizzare qua già il mitico pedale con l'angolazione. Quant'è questo? Se è un 90 gradi, bello, proprio sì, eh. Questo è un pedal eliminator a 90 gradi. Qua si vede il battente in feltro, qua non si vede, penso siano uguali. Proprio cioè, per un batterista prog aspettare 3 minuti e 50 prima di sparare le sue cartucce è una cosa più unica che rara, eh. Tra l'altro, ragazzi, devo rettificare quello che ho detto prima, perché il mio amico mi ha detto che lui non usava gli in-ear, però poi vedo che ha dei tappi. Quindi non so se siano solo tappi per le orecchie. Fatemi sapere se voi sapete un'altra cosa, però il mio amico che lavora per lui mi ha detto che lui non ha... Guardate la finezza, abbiamo... Doppi colpi in crescendo. Proprio ha questo groove rilassato in mezzo a questo delirio, riesce a tenere il tempo perfettamente. Questo vuol dire tanto. Bellissimo. Madonna! Dopo la calma di uno che ti strangola e ti fa morire soffocabelli. Bravo! Quads, due mani, due piedi. Questa frase qua che sta facendo con la mano destra in portoghese la chiamano emiola, ossia è un gruppo di due note seguito da una pausa. Non è una, che è suonato in ottavi, in sedicesimi, quindi gira sempre. E poi col resto si costruisce l'inferno. Cazzo.
Ora la frase è tutuk tutuk, quello che prima era una pausa ci aveva messo il side stick, ora sta suonando la mano sinistra e sta spostando sul set. Bel trip ragazzi, eh. Però quello che mi colpisce è proprio la calma, la pazienza, proprio. Ragazzi, questa è una performance da 10 e lode. Tutto il gruppo, non solo il suo. Così che si fa un crescendo, eh? Senza fretta, piano piano. Che cazzo! Perfetto! Madonna ragazzi, bello, piatto senza cassa. Che hanno questi ingressi, porca puttana. Se fate bene, era bellissimo quello. Che cazzo di batterista, ragazzi! E che cazzo di gruppo, eh! Vediamo come becca i piatti. Questo è forse la più bella drum cam che ho mai visto nella mia vita, com'è? Bella slappa, gusto molto. Rullo a 6, ma c'è una rullata oraria e antioraria. Chiaro, ok. Ok, allora questo era un video secondo me meraviglioso. Spero che per chi non lo conoscesse, se qualcuno di voi non lo conosceva,
Non lo conoscevo, giusto. In caso qualcuno non l'avesse conosciuto, mettiamolo così, sono lieto di presentarvelo e vi consiglio poi di guardarvi la versione senza la mia voce che commenta alla Bruno Pizzul. No, ragazzi, qua è un livello di tutta la band fantastica e lui è proprio veramente unico. Cioè, parliamo di uno che proprio suona come nessun altro, questa è la cosa che mi colpisce sempre di più. Quando hai una tale personalità che sei unico al mondo. Quindi Danny Carey promosso. E voi invece conoscete questo video, fatemi sapere che ne pensate. Un like, un commento, attivate la campanella e a presto ragazzi. Un abbraccio. Ciao.